Come esorcizzare la crisi economica, le tante saracinesche chiuse che celano la disperazione di negozianti falliti su Corso Garibaldi ad Isernia? Il palliativo sono luminarie, palaghiaccio sintetico e casette di legno che animano il corso principale della città Pentra, da ieri in festa. Poco da fare per gli affari sempre più ridotti, per quei commercianti che sfidano la crisi rimasti aperti ma strozzati dal fisco e da sempre meno soldi disponibili per le famiglie. In questo preludio al Natale anche qualche ex dipendente ITR ha avuto la forza di porsi in gioco vendendo prodotti nelle simpatiche baite. L'amministrazione comunale dal canto proprio non può far altro che il proprio lavoro e la novità della pista di ghiaccio ha richiamato centinaia di persone per strada ieri. Assessore Galasso, il primo giorno dei mercatini di Natale si è registrato un ottimo successo. Quali le altre iniziative? Sì, è un successo e siamo solo all'inizio. Pensando che abbiamo un mese avanti di eventi, ci fa ben sperare questa affluenza. Ci saranno una serie di attività collaterali a quello del mercatino di Natale. Una è quella della pista di ghiaccio, una novità per la città di Isernia. Seguiranno una serie di attività ludiche per i più piccoli, ci saranno artisti di strada, ci saranno babbi natali lungo le strade di Isernia e forse anche dei gruppi musicali per allietare questi giorni. Per quanto concerne l'aspetto culturale legato al Natale? Per quanto riguarda l'aspetto culturale, stiamo organizzando una serie di manifestazioni all'interno dell'auditorium perché il connubio tra il mercatino di Natale, queste attività sparse per la città di Isernia e quelle che sono le attività culturali all'interno dell'auditorium, ci auguriamo e speriamo che siano da traino e da monito per la gente per uscire di casa e naturalmente fare in modo che a Isernia arrivino e approdino tante persone da fuori città e forse anche da fuori regione.